Io mi sento bene, la squadra si sente bene e abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo praticamente chiuso la partita e sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che dovremo fare nelle prossime tre partite che saranno fondamentali per noi per arrivare a Natale e vedere una classifica molto, molto corta rispetto con le altre squadre. Noi sapevamo, dentro di noi, sapevamo che l'episodio di Napoli era veramente un episodio isolato. E dopo però siamo stati bravi e forti noi mentalmente a non farci abbattere. Questo è un aspetto molto, molto importante che dovremmo sempre tenerlo. Io ho sempre creduto in me stesso. L'anno scorso non credevo, cioè, non credevo in me stesso, ma giocavo in un ruolo che non mi faceva esprimere totalmente. Poi anche fisicamente, sto molto bene. Quando stai bene fisicamente, mi sento la gamba che può andare 100 metri di progressione. Per me è importantissimo perché senza gamba sarei un giocatore mediocre, però peccato che me l'hanno annullato, non so di quanto era fuori gioco. Devo migliorare, devo migliorare anche col destro, che è il mio piede, quando rientro posso fare più gol e più occasioni. Se ho molto campo è più facile per me buttarmi la palla in avanti e far salire la squadra. E quello l'ho sempre fatto, anche a Bergamo ho fatto 0 gol a Bergamo, facevo il stesso compito. Però questa è una mia qualità che devo portare avanti fino alla fine del campionato.